letteratura italiana al suo dorso va bene in casa e come vedete è erudito, è informato sui fatti, insomma, che non è cosa di poco conto. La scaletta prevede tempi europei, quindi chiederò la cortesia agli altri autori di rubarsi un po' di tempo in meno, perché purtroppo, insomma, non possiamo andare troppo in là, però credo che sia opportuno e doveroso dare la parola adesso a Lorenza Rocco per il suo testo che ha voluto offrire qui nel volume 3 di Leopardi, che Leopardi incontra Chopin. Va anche ricordata che Lorenza Rocco, non solo direttrice di una nota rivista letteraria, ha approfondito tantissimo, per esempio, il rapporto di Leopardi con una figura emblematica anch'essa del nostro Mezzogiorno, che è De Sanctis. Quindi, se poi in qualche modo ci offre questo ulteriore elemento, perché molti ricordano una frase d'effetto di De Sanctis su Leopardi, ma forse magari molti non sanno che De Sanctis si accorse subito della grande perdita e avviò la prima scuola letteraria che chiamò e che intestò a Giacomo Leopardi. Prego, professoressa. Innanzitutto io sono molto contenta di trovarmi qui nel chiostro di San Francesco a Sorrento e penso che sia un luogo ideale per un incontro di poesia. Sorrento di tanta bellezza, fonte di ispirazione per le arti sorelle di ogni tempo, è un chiostro, luogo di concentrazione e di silenzio. La poesia non nasce forse dal silenzio, dal ripiegamento interiore per portare alla luce la parola carica di risonanze, che renda le prustiane intermittenze del cuore. Poesia da poieo, che significa fare, poesia come atto creativo per trovare una parola che con la melodia possa tendere all'assoluto, all'infinito, all'altro, all'altrove. Quale poeta più grande dell'infinito se non Giacomo Leopardi? A Ravello lo studiamo nell'incontro con Chopin, nell'interferenza dei linguaggi artistici, poesia e musica, ma sono melanconiche assonanze, perché tra Leopardi e Chopin, come con Friedrich, il pittore, ci sono delle affinità elettive. C'è consonanza di sentire, c'è la malinconia, c'è soprattutto quella contraddizione tra il reale e l'ideale. Ecco il noto giudizio de Sanctisiano a cui mi invitava Agostino Ingenito. Leopardi, mentre nega, afferma. Nega, metti, fa crescere nel petto un desiderio inesausto di bellezza, di patria. L'influsso di De Sanctis sulla personalità di Leopardi è notevole. Io ricordo quella pagina bellissima della Giovinezza in cui visita Leopardi, visita la scuola di Sanctisiana. E De Sanctis si dice: quel colosso della mia immaginazione sembrava una nullità. Anni fa recensì un libro, L'amarezza del Lauro, di Ferdinando Di Lauro, in cui sono annotate tutte le numerose malattie leopardiane. Ma continua De Sanctis, in quegli occhi c'era tanta dolcezza, in quegli occhi c'era forse l'infinito. Leopardi, mentre nega, afferma. Ecco il contrasto tra ideale e reale, tra ragione e intelletto. Leopardi, come Chopin, patisce la vita, soffre la vita e aspira a qualcosa di diverso. Ecco, un giovanissimo Leopardi, pensate che scrive l'infinito. Ecco,
l'adolescente che è consapevole della sua finitezza, che poiché c'è un ostacolo, la siepe, che è proprio la metafora della finitezza dell'uomo, può andare al di là dell'orizzonte e immaginare l'universo infinito. E oggi c'è, vedo qualche giovane, si diceva ai docenti di insegnare leopardi non secondo i vecchi standard, ma penso che sia una lezione di Leopardi in tutto quello che lui ha scritto, pensiero poetante e poesia pensante. Oggi i giovani, per la iperconnessione tra smartphone, eccetera, sono inibiti nella capacità di pensare l'altrove, di immaginare, e l'immaginazione, diceva Einstein, è superiore alla conoscenza. Ecco, e De Sanctis lo ribadisce, l'infinito per Leopardi è un'immaginazione, egli immagina, precluso da quella siepe, egli va al di là. Oggi in cui c'è tutto e c'è niente, c'è tutto il mondo, questi aggeggi di piccoli, giovani, i giovani forse sono inibiti dal desiderio di fantasticare, di immaginare. L'infinito è una poesia magnete, la definizione di Davide Rondoni, e la trovo meravigliosa, cioè provoca un cortocircuito che induce dopo 200 anni dall'infinito a pensare al nostro essere, ai nostri limiti, alla nostra finitudine. Parlavo di Chopin. Oltre le caratteristiche anche fisiche che accomunano Leopardi e Chopin, il volto malinconico, la morbosa capacità di astrarsi dagli altri, la difficoltà dei rapporti interpersonali, soprattutto con le donne. Ma ci sono tante parole chiave in Leopardi che sono pure di Chopin: l'infinito, alla luna, la melanconia, il notturno, la morte. Si è parlato di morte, di Leopardi, di tutta, di Lieto con la sua capacità ermeneutica e di ricerca ci ha detto veramente delle cose straordinarie su questo mistero della morte. Ma io voglio citare un verso di Leopardi che secondo me è la descrizione migliore della morte. Chi di noi purtroppo ha assistito alla morte di una persona cara? Che sia questo morir, questo improvviso trascolorare del sembiante. Egli si rivolge alla luna, perché la luna non è solo la candida, la graziosa luna, l'eterna pellegrina, diventa depositaria del mistero del vivere, del mistero del penare, del mistero della morte. E il pastore errante, alter ego di Leopardi, la interroga su che cosa sia la vita, che cosa sia il partir nostro e che cosa sia il morire, questo improvviso trascolorare del sembiante. Quella luna che è descritta da Leopardi, cominciando dall'idillio che compone nello stesso anno dell'infinito, ma poi nel suo pensiero poetante e nella sua poesia pensante, egli non trascurerà mai la luna, anche nelle operette romane, morali, il dialogo tra la terra e la luna, ma pensiamo al canto notturno del pastore errante nell'Asia, pensiamo al tramonto della luna, laddove Totonno non ti veggio più. Non so se è vero, questo lo saprà il professore di Lieto, pare che
di fronte allo spettacolo di Napoli nel momento in cui egli sta per venir meno, pensa forse a Recanati, quel natio borgo selvaggio dove veniva dileggiato e chiamato Uranavuottolo, egli che era un gigante dello spirito. Quindi mistero della morte, mistero della solitudine, della malinconia. C'è in Chopin un termine, Zal, che è intraducibile nelle altre lingue, che condensa insieme la rimembranza, la memoria, lo struggimento, la nostalgia, tutti elementi che sono leopardiane e sono dei Chopin. Entrambi soffrono molto, anche per esempio il compianto delle morti giovanissime, anche De Sanctis torna su quello, anche Chopin parla di una sorella quattordicenne rapita dal mal sottile. E gli amori, non solo quelli troncati, ma quelli irrealizzati. Chopin parla di Maria Wozzyńska e il distacco, forse l'unica donna della sua vita, è un valzer, che poi si chiamò il valzer dell'addio. Nei preludi, nelle polacche, per esempio i paesaggi della sua terra, la tristezza per l'abbandono della sua terra, che forse è pure quella di Leopardi, di aver dovuto abbandonare il natio borgo selvaggio. Ci sono tanti punti di contatto e la riflessione tra due geni ci porta a suggestioni, ad emozioni infinite. Il piacere estetico ed etico dei versi di Leopardi. Chiara e dolce è la notte e senza vento, e queta sovra gli orti posa la luna, e di lontano rivela serena ogni montagna. Pensate, i versi di Leopardi scendono con la stessa levità, levità calviniana direi, con cui la luce lunare scende sui pendii e sul mare. Ecco, la melodia dell'anima è la poesia di Leopardi, come la musica di Chopin, definita aspirazione a tutto ciò che è al di là, che è universale, aspirazione all'infinito. Quindi vedete quanti contatti, questa interferenza di linguaggi artistici, poesia e musica, arti sorelle, e come i geni sono accomunati in tante cose, vicende della vita e dell'opera. C'è tanto da dire, però i libri non si raccontano, esistono per essere letti. In questo libro collettaneo c'è l'incontro suggestivo e fantastico tra Leopardi e Chopin. Mi auguro che lo possiate leggere e scoprire con Barthes il piacere del testo. Grazie dell'ascolto. Grazie alla professoressa Ro-